Diamo il benvenuto a Donato Giannico, Country Head Italian di Raiffeisen Capital Management, al quale vogliamo chiedere innanzitutto un primo bilancio di come sta andando il 2019. Poi, dato che siamo al Salone del Risparmio e che quest'anno il tema degli investimenti sostenibili, della sostenibilità più generale, è al centro appunto dell'evento, capire da lei come viene interpretata dalla vostra realtà questa tematica. Intanto grazie, domanda non poteva essere più azzeccata, perché il 2019 sta andando a gonfie vele, e come raccolta intendo, su tutta l'Italia e su tutti i distributori, specialmente nel business della distribuzione, quindi nel retail, e devo dire che l'80% della raccolta arriva dai prodotti sostenibili, quindi dai fondi sostenibili. In particolare uno su tutti, che è il nostro bilanciato sostenibile, che è un fondo che ha 5 stelle Morningstar e anche 5 globi di sostenibilità, e sta raccogliendo mediamente quei 2-3 milioni al giorno addirittura, che non è poco per essere, diciamo, un fondo Raiffeisen. E sicuramente è un fondo che è gestito da Wolfgang Pinner, che è il nostro direttore investimenti del sostenibile, e ci ha raggiunto 5 anni fa da un'altra società e ha implementato tutto il processo di investimento sostenibile in casa Raiffeisen. E oggi contiamo una gamma di 8 prodotti sostenibili, se ne aggiungeranno un altro paio entro i prossimi 3-5 mesi. La nostra gamma, tutti i fondi della nostra gamma hanno tutti 5 globi Morningstar, questo perché hanno un indice di purezza del sostenibile molto elevata, anche perché il processo di investimento è molto disciplinato, molto rigoroso, e quindi attraverso il Raiffeisen ESG Score noi inseriamo nei portafogli solo aziende o obbligazioni, quindi bond, che hanno un punteggio da 0 a 100 che è almeno 65-70%. Questo fa sì che la purezza, diciamo, dei globi, la purezza dei fondi sia contrassegnata e contraddistinta appunto dai globi. Il trend è molto importante, ce ne accorgiamo a livello proprio generale. Ci chiedono sempre di più serate clienti per sensibilizzare i clienti stessi dei nostri distributori. Noi abbiamo la fortuna di fare tanta informazione, ma tanta anche formazione su questo tema, anche perché grazie a Raiffeisen abbiamo tanta letteratura, tante ricerche su questo, e poi ci piace andare a toccare con mano quello che sono gli impatti della sostenibilità, quindi facciamo tanti filmati, facciamo tanti educational per far capire non solo ai consulenti ma anche ai clienti finali che cosa vuol dire investire nel sostenibile, ma al di là di quello che è il rendimento, quello che è il bene che si fa per la società.